Ciao Leonardo! Siamo sempre qui tanto, non è che siamo. Non sei scappato? Via. Non sono scappato. Senti, però ti ho trovato al banco del pesce, come si diceva una volta, che sembrerebbero fagioli. No, in realtà è un polpo in umido con fagioli ed è secondo me una delle espressioni più interessanti di come si intendeva il pesce in una terra toscana in cui va bene la costa, ma nell'interno poi spesso capitava che si trattava il pesce come si trattava la carne, quindi c'era uno stufato con fagioli. D'altronde, se ben ha spiegato il ristoratore, si parte da che cosa? Dai fagioli all'uccelletto. E quindi ricordiamoci, i fagioli all'uccelletto cosa sono? Lo dice la parola stessa, l'uccelletto è scappato, però era la maniera di poter cucinare attraverso il pomodoro, l'aglio, la salvia, il rosmarino, quegli elementi su cui poi dopo, ecco, il fagiolo si adagiava e finiva. Ecco, su questa base il polpo è che cosa? Quel, te lo dico bene, mollusco cefalopode, oddio, quindi fa parte della famiglia dei molluschi, che deve terminare di cuocere perché in questo modo si ammorbidisce. Chiaramente sarà scottato prima per non fare una lunga cottura, però evidentemente questo gli dà la possibilità. Ricordatevi che non c'entra niente il sughero, eh? Con il tappo e il sughero non è che si ammorbidisce, è una vecchia credenza che non è vera. Senti, mister Corradossi, ma il pesce i tuoi clienti lo gradiscono tradizionale o piatti come questi rivisitati? Ma senti, c'è un po' di varietà di clientela, diciamo, c'è anche la curiosità di provare cose nuove, eccetera, però il piatto tradizionale tende ancora a piacere in modo particolare, specialmente se è fatto bene, insomma, è sempre un piatto ben richiesto. Benissimo, ti ringrazio. Grazie. Abbiamo anche il farro, però. Qualcosa da mangiare c'è qua. Ciao, grazie. Ciao, ciao.